Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi farò un unboxing, il mio primo unboxing da quando ho aperto il canale. Ma prima di iniziare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e andiamo con la sigla. Eccoci qua, come vedete qui ho il mio casco della Simpson che io adoro. Volevo anche provare a fare un nuovo colore in questo casco, ma ci vuole un bel po' di soldi, quindi per adesso rimane così, anche se secondo me è bello anche così, mi si vede anche da lontano. Cosa vi spiego oggi? In questo casco qui avevo messo un interfono moto, un interfono della Cellular Line, la versione shape, diciamo quella un po' più economica, la pagai intorno a circa 80 euro. L'ho usato, non l'ho usato, ma non tanto alla fine. Il problema è che non usarlo neanche tanto alla fine non funzionava più, più che altro si sentiva poco basso e l'interlocutore che rispondeva all'altro capo del telefono sentiva tutto friggere, quindi insomma alla fine ho fatto una grandissima ricerca. Questo mondo diciamo immenso di accessori per le moto, per i caschi e interfoni, e alla fine sono andato verso una marca diciamo molto italiana. Questo è il Midland BTR1 Advance, come vedete anche Marco lo usa, non so chi sia questo Marco, se voi lo sapete ditemelo nei commenti. Ho scelto questo perché diciamo da quando sono iscritto al chapter di Arezzo, siamo sempre in tanti, gli altri ragazzi ce l'hanno, e ho cercato un interfono non solo per diciamo per collegarmi insieme ai ragazzi, ma anche quando sono con mio figlio o con la mia compagna e parlare magari al telefono o ascoltarti un po' di musica. Questo qui l'ho preso doppio, quindi doppio interfono, mi consente di collegarmi fino a 4 interfoni, sia che siano di marca Midland o di altre marche compatibili con la tecnologia mesh, fino ad arrivare anche a 1,2 km di distanza nel caso ci si perdesse, quindi un bel po' di distanza tra uno e l'altro senza poter perdere segnale. La cosa bella di questo qui è che comunque al momento in cui la distanza si avvicina si ricollega automaticamente. Non sto a spiegarvi tanti tecnicismi per quanto riguarda le funzioni di questo interfono, che tanto troverete comunque, vi lascio qui in descrizione il link dei tutorial. Lo proverò a montare nel mio casco Simpson. Se vedete già io qua ho incominciato a levare tutte le imbottiture in modo che sia già pronto, perché così lo anche lavate, visto che tanto che non le lavavo, e è già installato il primo pezzo. In questo caso sarebbe stato meglio nel Simpson attaccarlo con l'adesivo, ma io ho preferito attaccarlo con la clip, e ho già messo diciamo il supporto dell'interfono. Dicevo, quindi doppio interfono con possibilità di collegamento al cellulare, naturalmente ascoltare la radio FM e parlare con gli altri diciamo motociclisti o la propria compagna. Rispetto a comprare direttamente dal sito della Midland, io l'ho preso su Amazon e ho pagato quasi 80 euro meno rispetto a lì, e quindi ho deciso di fare questo acquisto. 287 euro 280 euro, diciamo, doppio interfono, è secondo me molto bello. A tutte le altre marche o tutti gli altri modelli anche di Midland, Sina, Cardo o Cellular Line o tutte quelle altre che conoscete voi, questo diciamo come linea, come estetica e come grossezza era quello che diciamo mi piaceva un po' più di tutti. In più è italiana, quindi per qualsiasi cosa l'assistenza è qui in Italia, e più perché comunque ne avevo bisogno proprio di avere qualcosa per poter essere in comunicazione con gli altri miei amici motociclisti. Ma bando alle ciance, adesso ci attiviamo per fare l'unboxing. Eccoci qua all'unboxing, incominciamo ad aprire la scatola. Innanzitutto leviamo il cartoncino di chiusura della scatola con il nostro amico Marco, e qui ci troviamo la scatola, che si presenta molto elegante, si apre un po' al libro ed ecco qua, qui subito troviamo i due dispositivi, guardate com'è piccolino e fine, è anche molto ergonomico, guardate i pulsanti come sono belli grandi.
In più qua ci troviamo dei cuscinetti, sono per aumentare, diciamo, la chiusura dell'orecchio dentro il casco in modo che si senta ancora meglio. Dipende comunque anche dal tipo di casco, dipende anche dal tipo di orecchio che uno ha. Io non so se lo utilizzerò, devo un po' vedere, farò una prova. Naturalmente dentro ci troviamo gli auricolari con il suo adesivo 3M sotto, della marca RCF, una marca molto molto buona. Aprendo la scatola, nella parte di sotto troviamo altri accessori, naturalmente tutte le istruzioni in tutte le lingue. Dentro ci abbiamo supporto per casco con adesivo 3M, l'altro alloggio per dispositivo per un altro casco, sempre con adesivo 3M, ma lo possiamo staccare e metterci l'altra clip. Qui ci abbiamo un'altra clip di ricambio. In più ci abbiamo i cavi ricarica per tutte e due, cavi di ricarica USB tipo C. Ci abbiamo anche gli spessori nel caso gli auricolari stiano troppo in fuori rispetto al vostro orecchio, in modo da avvicinarlo ancora di più. E qui troviamo due microfoni, uno da jet, quello con l'asticella ripiegabile, il microfono invece quello da attaccare direttamente sulla mentoniera del casco, un gatto morto, come lo voglio chiamare, di ricambio, e naturalmente tutti i velcri possibili e immaginabili per tutte le soluzioni. In questa altra busta c'è praticamente il doppione per il casco jet e sempre il microfono a filo per sulla mentoniera. Ecco il casco, non vi farò vedere il montaggio perché comunque dai è abbastanza semplice, ma volevo farvi vedere che comunque il Simpson in questo caso è diciamo bello impostato per attaccare, diciamo, l'interfono. Come vedete qui abbiamo la parte dove inserire l'auricolare, questa è la parte, diciamo, sinistra dell'orecchio. Qua c'è il filo dove praticamente va attaccato all'interfono. Nella parte invece dove ci sarà l'interfono, anche qui vedete c'è il spazio per l'auricolare, lo spazio, vedete il filo dove viene passato il filo per il microfono, in questo caso il microfono quello da attaccare qui alla mentoniera, e in più lo spazio dove viene infilato i fili per attaccare sempre al, diciamo, al dispositivo. Adesso io monterò gli accessori e ve lo farò vedere finito. 3 hours later. Ecco qua ragazzi, ho montato tutto, come vedete ho messo anche i padiglioni auricolari per avere, diciamo, più silenzio nelle orecchie, per tappare le orecchie, visto che siamo in una Harley Davidson fa bene anche per il rumore della moto. Ho attaccato tutti i fili, questo, se vedete, questo qua giù nero, questo qui fine nero è il cavo dell'antenna. Qua è la parte dove, la parte sinistra dove ci sono tutti i cavi della parte dove c'è il dispositivo con l'auricolare sinistro, di qua invece l'auricolare destro. Come vedete ho cercato un po' alla meglio di distribuire il meglio possibile tutti i cavi in modo che non dia fastidio sotto il casco. Adesso vado a rimontare le imbottiture e proviamo a testare Midland BTR Advance Pro. Ecco fatto, ho rimontato tutte le imbottiture, non è stato abbastanza facile perché comunque trovare per bene le posizioni non è facile, e ho dovuto levare questi auricolari qua in più perché praticamente mi pigiavano troppo nell'orecchio e quindi ho dovuto levarli, quindi ho ristaccato e l'ho rilevato. Che dire ragazzi, qui ho montato tutto, per fortuna sono riuscito a farlo, è la prima volta che monto un interfono
in un casco, quindi non immaginavo minimamente come si potesse fare. Vabbè, ci sono le istruzioni, in qualche modo si riesce. Ho già provato come funziona l'audio, ho provato a fare una chiamata, ho provato anche con la musica su YouTube o Spotify e funziona alla grande. Devo provare ancora la radio per capire come impostare le stazioni. Domani lo proverò in moto, proverò a sentire la musica in moto e fare delle chiamate e vedremo come va. Niente ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, spero che in qualche modo il video vi sia piaciuto e ci vediamo magari forse al prossimo unboxing, chissà. Grazie ancora ragazzi, ciao!